qui in che zona siamo dell'Astigiano? Siamo vicino ad Albugnano, quindi Albugnano. Siamo nel Monferrato. Quindi, zona nord, però Alto Monferrato. Alto Monferrato, esatto. Sì. Quanti metri fa Albugnano? Mi pare che sia sui 475, una cosa del genere. Quindi l'aria è buona. Dove siamo noi? Forse addirittura il Belvedere è un po' più in alto. È una zona stupenda da visitare, ma soprattutto bisogna assaggiare questi prodotti qua, perché così non si trovano da nessun'altra parte. Decisamente no. Voi cosa avete portato ad Expo 2015? Abbiamo portato quella che è un po' la nostra opinione sul modo di cucinare, mangiare e vivere la natura. Quindi noi coltiviamo frutta e verdura, la trasformiamo e la trasformiamo assolutamente senza conservanti, coloranti, nulla che possa essere, diciamo, considerato dannoso per la salute. Noi abbiamo tutti i prodotti che seguiamo sia nella produzione, quindi di orticole, sia nella trasformazione, per cui confetture, antipasti, conserve, sughi e anche prodotti essiccati. E anche qualche prodotto un po' particolare, perché io ho visto prima una cosa un po' che non avevo mai visto, cioè il porro con la menta. Sì, questi sono abbinamenti che noi facciamo per abbinare a quella che è la tradizione dei gusti. Stiamo parlando di una salsa, no? Sì, è una crema di porri alla menta da abbinare a carni, formaggi oppure su bruschette, perché no, per condire pasta o riso, quindi un po' di tutto. Cose meravigliose, qual è la... però non possiamo descriverle tutte purtroppo. Qual è la cosa che va di più, quella più che il consumatore apprezza di più? Una. I peperoncini ripieni, devo dire che apprezzano molto i peperoncini ripieni per quanto riguarda le conserve, invece per le confetture abbiamo notato che quest'anno Ficchie Nocciole piace molto. Noi siamo produttori di nocciole oltretutto e quindi usiamo le nostre nocciole, che è la tonda gentile, la tostiamo e la abbiniamo al fico.